può funzionare il sistema nel suo complesso delle comunicazioni rispetto a questa prospettiva? Allora, alla prima domanda, se ce la faccio, rispondo alla fine, perché questa è la domanda poi del dibattito anche, diciamo, internazionale, dei diversi libri che poi il professor La Russa ha scritto in risposta ai critici che in qualche misura suggerivano, ma questa è un orizzonte di senso, un altro paradigma, come si fa a passare dalla teoria, diciamo così, alla pratica, no? Queste sono alcune delle critiche alle quali poi lui anche ha saputo rispondere, e diciamo di questo vediamo di rispondere un attimo alla fine. I temi che sono stati posti sono molto interessanti, in realtà hanno un aspetto diciamo abbastanza nuovo, inedito per la teoria economica, perché questa è una teoria che riesce a mettere insieme veramente diversi secoli di teoria economica, tutti insieme, perché mette insieme le prime teorie che citate prima di critica al capitalismo nascente, quindi diciamo anche il giovane Marx, oltre che le teorie, le quali non ponevano subito un problema, come dire, di potere, di lotta di classe e così, ma ponevano proprio il tema dell'estraniazione, diciamo così, dell'uomo dall'uomo, no? Però poi e quindi anche dell'uomo dalla natura. Per esempio, lui mi ha fatto pensare che uno dei saggi che scriveva il giovane Marx nel 1843 parlava proprio non del capitalismo, non della macchina, non del proletariato, ma parlava della natura, cioè del ritorno alla natura. E tema che poi nell'evoluzione di tutta la teoria invece più di sinistra e legata al progresso tecnologico ha finito per diventare più il problema del capitalismo come il problema del potere, quindi come il problema della lotta tra classi, quindi come il tema fondamentale dello sfruttamento. Per cui il problema non è stato tanto cambiare un sistema in quanto un sistema che non funziona in sé, ma cambiare un sistema perché era un sistema che creava un problema, diciamo così, di sfruttamento di potere, quindi una dinamica di lotta di classe generata dall'accumulazione. Questo tema non c'è, perché il problema non è la lotta, diciamo, in questo approccio su della lotta tra classi, che pure c'è un problema di disuguaglianza enorme che tutti ormai riconoscono in questo momento, in particolare negli ultimi anni, e in tutte le società avanzate. Sono proprio uscite qualche giorno fa le ultime pubblicate Economist, le ultime stime della disuguaglianza che cresce anche negli Stati Uniti e non soltanto in Europa. Ma è più il problema della lotta dell'umanità con se stessa, contro se stessa, che invece è un tema che si è sviluppato molto negli anni 60 e nelle critiche, diciamo così, al consumismo, tutta quella letteratura che in effetti è partita da questioni ambientali e che puntava il tema esattamente sui bisogni. Cioè, siamo così sicuri, erano gli anni dei grandi supermercati, erano gli anni dei grandi consumi di massa, l'anno della nascita dei marchi, l'anno della nascita della pubblicità, che se tu fai un marchio hai bisogno della pubblicità che ti viene a dire che quel prodotto è migliore di un altro. La nascita anche dei grandi fenomeni di globalizzazione, cioè della crescita di grandi imprese multinazionali che hanno fatto della divisione del lavoro e della creazione di mercati internazionali, diciamo, un punto di forza. Dopo quegli anni là c'è stato tutto il tema dello sviluppo sostenibile. Sviluppo sostenibile che è nato, adesso io non sapevo questi dettagli, ma insomma che effettivamente si è affermato con la conferenza del Rio del 92, e che nasceva già con un paradosso rispetto alle emissioni dei gas serra, perché o uno crede che c'è quel problema ecologico o non ci crede. Se ci crediamo che c'è un problema ecologico dei gas serra, sappiamo che per definizione rispetto alle misure attuali che sono state fatte, diciamo, non è risolvibile, perché queste emissioni di ossido carbonico, clorocarburi, eccetera eccetera, possono stare in atmosfera dai 100 ai 150 anni, quindi comunque le nostre generazioni non solo non vedranno la soluzione, ma non potranno garantirla con le politiche esistenti. E allora questo nuovo filone, diciamo, comunque dello sviluppo sostenibile, al di là delle critiche che sono state fatte, ha posto effettivamente per la prima volta il tema in modo molto forte dell'equità intergenerazionale, quindi non soltanto il tema della lotta tra soggetti di disuguaglianza di chi vive nella stessa generazione, ma il problema, diciamo, dell'equità intergenerazionale. Per cui, diciamo, la capacità di questa
sapere di mettere insieme tante questioni e ovviamente di porre un tema veramente di paradigma, nel senso che questa è una visione più della teoria, rispetto alla quale provare ad adattarla nel mondo attuale è molto complicato. Per esempio, un'autorità delle comunicazioni, diciamo, che faccia bene il suo mestiere, ha tutta una serie di compiti sulla misurazione della pubblicità, sul problema dei contenuti pubblicitari, sul problema della pubblicità nei confronti dei minori, questo a livello europeo, ma solo italiano. Però poi quando ha un figlio ha un'esperienza diversa, perché io e i miei figli, fino a quando non vedevano molto la televisione, avevano alcuni bisogni, adesso i loro bisogni sono quelli dettati dalla pubblicità. Questa è una cosa che sappiamo ed è verissimo, diciamo, questo, cioè, ampia sociologia che dimostra questo, cioè che dimostra come i nostri bisogni ce li creiamo, come dire, dalle aspettative, soprattutto dalle aspettative che ci danno i messaggi pubblicitari, gli stimoli sociali, soprattutto anche quelli dei nostri prossimi, cioè della nostra comunità, delle persone con cui interagiamo. Noi non nasciamo con delle esigenze in termini di massimizzazione delle nostre utilità, spesso sono quelle che chi sta intorno a noi ci racconta essere delle priorità. Allora è difficilissimo provare a conciliare il mondo in cui viviamo e le regole che ci siamo date con questa visione. Questo però non significa, e qui vorrei aprire una piccola parentesi, che molte delle cose critiche, diciamo, magari non a questo livello di critica così esasperata, ma molte delle questioni critiche che sono state sollevate non sono, come dire, non riconosciute anche da altri economisti che sono molto più, lasciatemi dire, mainstream. Tutto il filone della cosiddetta happiness economics, cioè di tutta una serie di economisti che stanno provando a chiedere alle persone a misurarne il grado di felicità, cioè il grado di soddisfazione rispetto alla propria vita, rispetto al proprio mestiere, rispetto al governo della città e così via, hanno dimostrato e stanno dimostrando, senza arrivare a questa visione, che comunque, diciamo, il problema del capitalismo c'è, dell'organizzazione capitalistica, anche da parte di coloro che non condividono o forse non l'hanno ancora ascoltata questa visione, cioè ci sono dei problemi di certamente di disuguaglianza, ma anche proprio di soddisfazione rispetto alla propria esistenza, al senso della propria vita, agli investimenti che si fanno, che vanno al di là della domanda di un sondaggio: vuoi meno tasse, più tasse, un ambiente più pulito, meno pulito, cioè sono domande un po' più di senso. E il problema che il filone della happiness economics sta dimostrando è che l'infelicità, come dire, si globalizza, cioè non è soltanto un fenomeno delle società avanzate, diventa anche un fenomeno dei follower, che è un tema che fino a 20 anni fa non si era così evidenziato. E questo ha a che fare, anche con una, per tornare alla tua domanda, con una globalizzazione in qualche modo della digitalizzazione. Una delle cose tipiche che vengono, diciamo, secondo me, da chi ha un approccio, se mi permetto di dire, molto, come dire, massimalista ai fenomeni di immigrazione, lo sappiamo in Italia, come sapete, se voi accendete su tutti i canali un certo orario delle trasmissioni, una delle critiche principali che si fanno ai giovani immigrati che arrivano nel nostro paese hanno tutti il telefonino, no? Ora, il fenomeno della digitalizzazione, della diffusione della telefonia cellulare, per esempio in Africa, è un fenomeno assolutamente crescente. La diffusione di televisori digitali, non certo dell'ultima generazione, ma sono di televisori connessi col satellite, perché poi non ci sono grandi connessioni in Africa di rete, investimenti di rete, è un fenomeno che esiste, è molto diffuso. E che cosa comporta questo? Che la visione del mondo che non è quel mondo lì, ma che è un mondo avanzato, è la visione di un mondo meraviglioso, cioè di un mondo di giocattoli. Io sono stato una volta in un orfanotrofio a Kinshasa e quello che poi mi hanno chiesto immediatamente è se potevo inviargli il Game Boy, no? Cioè il videogioco. Allora, sono dei paradigmi culturali che la digitalizzazione sta trasmettendo, cioè la digitalizzazione trasmette anche molto velocemente dei modelli di comunicazione.
Allora, queste critiche sono le critiche che esistono. E perché dico importante che esistono al di là di questa visione? Perché uno può dire: io non credo, non mi sento di condividere questa visione, non è necessario parlare di non crescita, non è necessario cambiare il paradigma, non è necessario cambiare la visione e l'organizzazione che abbiamo oggi, però non posso dire che va tutto bene, perché comunque ci sono una serie di problemi che gli economisti però hanno misurato. Una cosa che ci tengo spesso a dire quando vado in questi incontri, gli economisti, perché da, non sono una categoria molto apprezzata, diciamo, che ha molto consenso nel mondo, ma ci sono tanti economisti, ci sono tanti economisti, no? Ci sono gli economisti mainstream, ci sono gli economisti moltissimi recentemente che si occupano di economia comportamentale e sperimentale e che per esempio hanno messo in modo molto forte in discussione questo principio dell'home economics, no? Cioè questo principio che ciascuno di noi ha la propria vita ragiona come i consumatori che troviamo nei testi di economia, cioè che vogliamo sempre più almeno, che vogliamo sempre massimizzare e così via. Quando invece si scopre che siamo per esempio molto più attenti al principio di reciprocità, siamo molto più attenti a un principio di soddisfazione piuttosto che di massimizzazione, non sappiamo calcolare, non siamo in grado di distinguere bene cosa ci conviene a fare e cosa non ci conviene a fare, siamo molto più attratti dalla tradizione, siamo molto più inerti rispetto al consumatore ideale del mercato e così via. Quindi questo in qualche modo ci fa capire che anche l'immagine idealtipica del capitalismo in realtà non è quella teorica che abbiamo studiato. Quindi già il capitalismo, come dire, anche senza questa critica, questo è un po' il messaggio che volevo dare, ha già dei problemi da solo. Se poi ci aggiungiamo un problema, come dire, di senso, non a caso c'è un discorso di decrescita, nel senso che io preferisco dire non crescita, associato alla parola felicità, è chiaro che di sei lasci l'ambito dell'economia come la conosciamo e finisci nel settore, chiamiamolo più, della filosofia, rispetto al quale la politica, le politiche economiche si fermano perché lì è il dominio universale dell'individuo, per cui questa diventa più una visione del mondo piuttosto che una politica. Dopodiché, come si fa a passare da un'idea, diciamo così, paradigmaticamente diversa a un capitalismo, come posso dire, più umano? Secondo, questo approccio è possibile perché siamo meglio simili, no? Per definizione finiamo in uno simbolo, però ha anche detto delle cose importanti, cioè ha detto che ci possono essere dei passaggi, come dire, lasciatemi dire, condivisibili anche da chi ha idee diverse, che comunque possono essere necessari. Per esempio, questa idea di capire che i mercati e la globalizzazione senza regole uguali per tutti finiscono per creare appunto volpi e pollaio, questo è vero. Diciamo, questa idea che si possa pensare che noi abbiamo in Europa delle regole dove il suo Bruxelles ovviamente può permettersi di prendere certe decisioni perché negli altri paesi europei più o meno abbiamo uno schema di regole analoghe, ma ci sono altri paesi che invece sfuggono a quel controllo dove magari ci sono dei vantaggi comparativi di costi. Pensate per esempio ai vantaggi che hanno certe imprese che producono in Cina e che esportano nel resto del mondo con una costo del lavoro assolutamente stracciato, senza tutele per il lavoratore, eccetera, eppure fanno una forma di concorrenza che finisce per distruggere magari, diciamo, forme locali migliori. C'è un altro tema sollevato per esempio da Stiglitz, cioè quello di stare attenti a non importare dei meccanismi di consumo, promozione, in contesti locali che hanno un loro equilibrio, perché finiscono per distruggere, diciamo, i contesti locali che si trovano senza generare forme alternative. E questo, diciamo, lo abbiamo misurato, era il famoso Washington Consensus, per il quale dobbiamo avere un certo tipo di approccio che vale, va bene per tutti. Però ci sono altre teorie economiche interessanti, quelle per esempio, e questa è una domanda che volevo porre, della diversità dei capitalismi, cioè c'è anche chi sostiene, guardate, che i capitalismi non sono tutti gli stessi, che si può cercare in una fase, come dire, prossima di evitare l'idea di imporre una omogeneità dei meccanismi di produzione.
produzione, di investimento e di consumo dappertutto la stessa, è valorizzare le condizioni locali, cioè valorizzare il vantaggio comparato locale, valorizzare le caratteristiche specifiche, quindi, come dire, competere sulla scala globale, ma stando attenti alla diversità dei capitalismi. Questo, per esempio, è un dibattito che i giuristi conoscono molto bene, quelli che si occupano di diritto comparato, perché il tema è, secondo alcuni economisti, sempre collegati al Washington Consensus, la common law, cioè il sistema che in qualche modo regge in paesi anglosassoni, è quello che più è associato più di altri ad una performance di mercati che funzionano. E quindi riduzione delle regole, riduzione delle tutele, la riduzione anche in qualche misura della democrazia. Questo cosa significa? Che se dobbiamo fare, per esempio, la riforma di un paese africano che è stata fatta in Sudafrica dalla Costituzione, diciamo, cerchiamo di trapiantare dei modelli anche giuridici che però vengono trapiantati in una cultura che non necessariamente, diciamo così, si combina con questa cultura qua. Quindi, per dire che oltre alla critica al capitalismo, alcuni economisti, tra cui anche Stiglitz, hanno sviluppato l'idea della diversità all'interno del capitalismo, ma non perché non ritengono che questa prospettiva possa essere una prospettiva, come dire, affidabile, ma perché è una prospettiva che parte dall'auto-organizzazione piuttosto che da un'imposizione della politica. Un'altra domanda che vorrei porre, e quindi mi ricollego al discorso tuo finale di come fare, è questa sulla concorrenza e sulle imprese. Cioè, e questa potrebbe essere una critica, diciamo, di ragionamento che si può rivolgere alla professora Duce, che è questa. Gli economisti nella loro storia hanno pensato alla concorrenza, in realtà, e questo è interessante, non a partire, cioè come un valore a partire dal fatto che non esistono limiti. Le prime teorie della concorrenza che sono state realizzate, e quindi anche la teoria, diciamo, della concorrenza perfetta, Robbins e altri, hanno fatto della concorrenza un valore per l'esistenza dei limiti, non per l'assenza dei limiti. Cioè, il principio fondante di una certa economia mainstream nasce dal principio della scarsità. Di fronte alle risorse scarse c'è il problema di come allocarle. E la concorrenza, secondo alcuni, è uno dei modi per allocarle. Alcuni sostengono che sia il modo più efficiente, altri sostengono che è meglio avere un unico pianificatore e così via, ma questo è un altro punto. Ma il principio che coloro che hanno studiato i benefici della concorrenza l'hanno sempre legato al tema della scarsità. Se non vi fosse scarsità, non ci sarebbe forse nemmeno bisogno della concorrenza, perché se avessimo la possibilità di, come dire, avere un mondo senza limiti, davvero non avremmo bisogno della concorrenza. E invece il paradosso è che abbiamo un sistema dove la concorrenza viene vista come un valore, secondo l'approccio del professor Latucci, in un mondo senza limiti. Allora, il tema è un pochino questo: un mondo che abbia un paradigma diverso è un mondo rispetto al quale la concorrenza non serve, o è un mondo che, avendo meno prospettive della crescita che conosciamo noi, alimenterebbe questa concorrenza? Questa non è una domanda da poco, perché è vero che le tesi del professor Latucci sono una sintesi molto intelligente e ben ponderata di tutta un'evoluzione di teorie veramente che attraversano, diciamo così, la storia dell'Occidente, quindi anche filosofico e non soltanto economico, ma tutte queste teorie poi avevano un problema, che è il problema di come affrontare, e chiudo, la libertà dell'uomo, cioè